Eccoci qua in questo tutorial dove vi mostreremo come abbiamo costruito questi vasi. Questi vasi praticamente sono vasi auto irriganti e ci abbiamo messo un basilico e una zucchina nello stesso vaso. Praticamente abbiamo comprato due vasi di plastica da 16 litri, li abbiamo incastrati, letteralmente incastrati tra di loro, ma volendo si possono anche sganciare. E poi ci abbiamo fatto un buchetto quasi all'estremità, quasi sopra l'estremità dell'acqua, cioè tra l'estremità del secchio sopra e quello sotto. Quindi praticamente la pianta, una volta che inizia a crescere, il suo primo stadio è questa qua. Prima era così e adesso è diventata così. Sostanzialmente, quando la pianta incomincia a diventare grande, le radici incominciano ad andare sotto, dove abbiamo fatto dei buchi al vaso più interno. Gli abbiamo messo centralmente un bicchiere di plastica, perché non avendo lo lascio qui in sovrappressione perché non mi ricordo come si chiama. Vabbè, sostanzialmente abbiamo bucato il bicchiere, che è posizionato centralmente, e abbiamo fatto tutti i buchi al bicchiere. Ci abbiamo messo anche l'argilla espansa per fare in modo che comunque assorba un po' di acqua e ne rimanga un po' umido. E niente, quindi ogni tanto noi andiamo a riempire questo spazio qui d'acqua tramite questo tubicino qui. Ma veniamo al dunque e andiamo a costruirlo. Allora, ok, ci siamo. Allora, la prima fase è quella di fare il buco per il bicchiere. Sarebbe questi qua di plastica, un po' più dura e anche più grossi del normale. Quindi procedi, vai. Ok, buco fatto, ma adesso bisogna allargarlo perché il bicchiere ovviamente non ci entra. Si incastrao. Porca. Come? Dopo, come ho fatto l'altra volta? Eh sì, devi allargare. Buco completato, si incastra abbastanza bene. Ora, prossimo passaggio, fai i buchi sotto al vaso e al bicchiere. Scotta? Scotta? Scossa? Scotta. La mosca del merda. Ora, prossimo passaggio, effettuare il buco per il tubo che poi si andrà a incastrare tra i due secchi, in modo che poi possiamo appunto riempire la riserva d'acqua. Ci stai a pensare? Ci sto aspettando un attimo. Più attaccato possibile alla parete, non proprio strappiccicato, però diciamo una via di mezzo. Così è meglio. Ovviamente tutta questa plastica dopo la butteremo, non vi preoccupate, non siamo così zozzi. A posto. Grazie. Il suo è andato. Ora tocca fare il taglio. Tac. A posto. Poi ricordatevi di fare questo taglio più o meno come sta facendo Lyganos. Come sta facendo Luca, di sbiego. Perché ovviamente se voi mettiamo, ecco, non proprio così, ti spiego, però. Perché così praticamente serve così. Per l'acqua che invece che c'ha un mini spessore per poter uscire da sotto, sì. Esatto, perché noi lo appoggeremo per dritto e così facendo comunque l'acqua entra lo stesso. A posto. Ora,
prossimo passaggio agile espansa o a cosa la... che lava, esatto, e poi ci metteremo qui sopra un strato di lava vulcanica, a parte quello, ma il telo questo qua, tessuto non tessuto, sì, per separare diciamo un po' la terra dall'acqua, anche se alla fine la melma purtroppo là si è un po' creata. L'altro passaggio è appunto il tessuto non tessuto, e abbiamo messo un po' di roccia vulcanica, o come si chiamava, la villa vulcanica, vabbè, quello sì, che è comunque cenere de vulcano, sì, roccia vulcano, roccia vulcanica, quello che è. Infatti pesa pure tanto. E niente, ora ci mettiamo tutta la terra e seminiamo. E così abbiamo coltivato. Abbiamo coltivato alla fine broccoli. Cavolfione romanesco natalino. Stavolta abbiamo anche volgarmente detto broccoli. Broccolo. Quindi niente ragazzi, abbiamo praticamente ora gli mettiamo l'acqua qua. L'acqua dentro. E poi mettiamo un po' d'acqua sopra, così almeno pure i semi prendono l'acqua, se no non germogliano. Esatto. Ok. Quindi è a posto.